Signori, finalmente ci siamo. Ciao, sono Magnus e oggi siamo qui su Starfield. Ringrazio Bethesda per avermi dato l'opportunità di visionare questo accesso anticipato e di portarvelo. Non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito perché sono curiosissimo di provarlo. Noi siamo su PC. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady. Go safe. Go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, I work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Eh, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. And the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in a house for Rune Space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. How are we on time? A little longer. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady and never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock in the atmosphere. Know what I love about working in Freestar Collective space? Fewer regs. A job like this in the United Colony? Dreams of red tape. Look at this one over here. Calvert! No! No! It's a laser, not a sledgehammer! Ease up! Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire! Let's go! Yeah, okay. What do we say, Dusty? You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up! Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's weak. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. Why don't you move over to that big vein we looked at? Yes, ma'am. Sembra andare abbastanza fluido, eh. Non penso che dovremmo abbassare la qualità. Il gioco non è tanto pesante, almeno. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Okay, You think we'll be done here soon? Ma veramente, partiamo già così. They're ready, boss. Get back up here. Come on, it's time. You're with me.
Ah, non gli posso sparare. Ok. Autolavaggio. Ah no, scava bu. L'ambientazione è fantastica. Ella, get the readings. Yeah, about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? What we're after? It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Abbiamo anche noi la luce, eh? We're getting close, I think. Yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Impremuto LV per accendere e spegnere la torcia. Già fatto, grazie. Still getting weird gravity readings. I guess that's a good thing. Just keep going. Prendi. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Oh! Porca miseria. Corpo. Qui là. Volto. È fantastica questa cosa. Sono già preimpostati questi qua, appunto base. Come ci faccio? Bello questo. Faccio vedere qualcosa. Però da qui puoi parlare. No, dobbiamo modificare i dati biologici di cavolo di genetica. Ci potremmo fare anche dopo. Ma ce ne sono una marea, ragazzi. Guarda qui. Così no. Oh, questo è stranissimo. Assortimento al massimo sia uomo che donna, sono un po' troppo. Adesso vi dico la verità, non è che c'è un volto particolare che mi abbia preso. Questo mi piace invece, il 37. Mi sa che prendiamo il 37. Corpo. Allora, tipo di corpo, ok, andatura, no, vabbè, la natale della pelle, faccio abbastanza chiaro, più che altro per la, là, qua penso si orienta così, allora, muscolo, bello, la muscolosa, andiamo così, direi quasi, quasi grasso, praticamente così, no. Esile. Mix non sarebbe male, secondo me. Da muscoloso. Così, secondo me. Allora, volto. Qua andiamo, secondo me, allo specifico. Nella pelle va bene. Poi mai la testa.
si possono cambiare un sacco di cose. Così a me è quello che piace di più, sono sempre i se mi facessi un po' più lontano, ecco, sarebbe fantastico. I capelli sono quelli che mi piano sempre di più, però vorrei un taglio sì, qualcosa di no, danno sempre un look troppo secondo me moderno, qualcosa un po' più stravagante. Ok, questo sarebbe fantastico, fa troppo anni. No, questo sì, mi sembra tipo Rocchettaro, eh. Vai, dove i capelli, oddio mio, oh, così è bellissimo. Pelle facciale, se riesco a fare lo stesso colore, mannaggia a me che io non so bravo a peli facciali. Però non ci sta. Allora, se c'è, facciamo così, se c'è il colore uguale sarebbe fantastico, perché sennò poi non ci azzecca proprio con la pelle del, mannaggia, colore di capelli 19, non è lo stesso. Ma dai, sul serio? No, non mi piace così. Ma forse ci si... Eh no, invece se ne è proprio uguale. Così, così mi piace, dai. Occhi, e gli occhi... Così, si sembra un po'... Così. Bello questo, occhio, occhio un po' marratello così. Sì. Sì, colore degli occhi. Madonna, faccio impressione. Sopracciglia. Così va bene. Colore delle sopracciglia, sempre 19. Dovrebbe essere più o meno lo stesso colore di quell'altra. Fronte. Sembra tipo un leone, eh. Va bene così. Naso. Naso no, non mi piace. Va bene, no, no, c'è la montagnola che non mi aggra, così va bene il naso. Orecchie, tanto non si vedono, dai. Guance. Così. Bocca, non molto carnosa, che... No, così non si... No, sì, esageriamo. Bene così. Denti. No, no, i denti li voglio belli, dai. Mascella. Va bene così, mento. Ma sì, dai. Il collo. Sì. Beh, no, piercing. No, no, no. Niente, niente, niente piercing. Quello del piercing no. Dermo estetica. No, non le voglio, non mi piacciono, no, no, niente macchie. Colore carnagione. Ah, sta carnagione ci stai. Ti stai martellando. Vado. Imperfezioni cutanee. No, che c'è la. No, e poi. Questo è bello così. Così mi piace, dai. Un po' di venatura mi piace. Occhiaie no, perché sennò ci prendono per. Un lavoratore di mano, così mi piace. Cicatrici no, perché abbiamo messo l'imperfezione. Forma del viso 1. No. Forma del viso 2. Va bene, così tatuaggi. No, 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 no. Ci arrestano così. Mazza, quanta roba, guance. Madonna, raga, guarda qua. Ancora con le guance. Base rossetta no, base rossetta no, accenti del rossetto non l'avevo messo, perché non si vede. Ombretto superiore, il trucco non l'ho messo, però un po' di ombretto lo metterei, dai. Io non sono, qua ci vorrebbe mia figlia anche, liner superiore, inferiore poco, dai. Sporco, eh no, siamo già abbastanza segnati. Perfetto, background,
Allora, qua è un casino, medicina, geologia, persuasione, pugilato, sicurezza, abilità iniziali e fitness. Madonna, hai lavorato nel campo di protezione? Certi scopi non letali possono essere risolti in due modi, un forte gancio o una porta più scura. Cacciatore di bestie, fitness, balistica, astronomia, cacciatore di taglie, pilotaggio, controllo, puntamento, addestramento, canaria spaziale, chef. Colono libero. Questi pianeti ricchi ha permesso agli esseri umani di vivere praticamente ovunque con le giuste conoscenze. Madonna, quanta roba, file mancanti. Insieme ai comitati ospitano innumerevoli specie aliene e sebbene nessuno di esse sia ancora arrivato alla sentenza, questo non ti fa mai scoraggiato, così le hai cercate e ne hai studiati i doni che possono offrire. Trasporta tutto. Lascia che gli altri piloti si aggiungano. No, soprattutto no. Lui da camionista, no, soldato. Non sono andato lì. Cioè, tu devi entrare in un lavoro senza farti salvare. L'avevi salvato. Sapiente, mi è piaciuto imparare, ma nulla è paragonabile alla gioia di insegnare. Man mano che l'umanità si spegneva le stelle, c'è molto una conoscenza riguardo. Armonia dei vincoli, porca miseria. Altro come una fratella, pochi come un incubo da cui non avrebbe mai potuto svegliarvi, viandante, pellegrino, nomade, saccheggio, rilevamento e gastronomia, medico da campo, lascia pure che siano gli altri a scanare la situazione, gli altri che non ha mai avuto paura di affrontare, ma preferisce occuparti degli amici. Industrialista, c'è stato un tempo in cui non sentiva altro che parlare di industria, viste navali, e fortuna certamente non passerà mai di moda. Gangster, ti hanno sempre disgustato, difesi, che fucile a cannone, pugilato, furto. Gangster ti piacerebbe, eh? Non appena hai imparato a impugnare un'arma, hai preso ciò che volevi da chiunque fosse abbastanza tornato da possederla. Sai che prendiamo gangster? Esplora mondi, ti hanno detto che secondo me tu non hai fatto, eh? Mentre principale ti chiamano per assicurarti, tu ti impegnavi, va bene, diplomatico, le guerre sono finite, la pace regna. Ma solo perché c'era l'orto dentro di te, le quinte, pensavo, grazie a te non sono fatto mai accordi, Marconi. Sagge parole, strada alla vita. Cyberpirata. Non ha il potere, la precisione, ha lavorato sia come per la prima intenzione, se stesso sei piccato. Cyberspecialista, robot, semplici giocattoli, trucchetti di laboratorio. La guerra coloniale avrà anche messo a disposizione impianti potenzialmente aveteali, ma tu sognavi molto più grande. Umani e macchine come... Medicina, sicurezza e laser. Colono libero, geologia e allevamento. No, chef, non ci piace. Canali spaziali. No, chef, no, dai, canali spaziali. Buoni e cattivi, certificazione di pistola, pilotaggio e persuasione. C'è una cosa che ho imparato, e questa, lo spazio sembra oscuro, ma in realtà. Io praticamente cacciatore di taglie. Pilotaggio, non so sinceramente, cacciatore di bestie. Mi piacerebbe molto questo. Balistica e gastronomia. A questo punto facciamo cacciatore di bestie. Pure per gli alieni, sai, ce l'ho pure la faccia del cacciatore di bestie. Ma sì, dai, ci prendiamo lui. Tratti. Ovviamente, se l'equipaggio è addestrato in un determinato sistema navale, quel sistema si ripara automaticamente al massimo della salute ogni volta che questa scende sotto il 50. Tuttavia, la sanzione di membri dell'equipaggiamento costa il doppio. Tratti. Aguzzino. Eccezionale, DNA alieno. È fatto da cavia per un controverso esperimento che combina DNA umano e alieno. Questo mi piace. Esecuzioni illuminate, fine delle fasi, è fatto. Ottieni accesso a una speciale baule pieno di oggetti alla cassa illuminata in un nuovo Atlante, ma perdi accesso al baule? No. Eroe veterano, godi dell'attenzione di un fastidioso fan adorante che si prenderà a caso e batterà senza regola. Il lato positivo è che si unirà all'equipaggio della tua nave e ti farà dei regali. Vediamo, dai. Estroversione, sei una persona socievole quando... No. Introversione, armi la solitudine, un tuo sforzo, origine. Tieni accesso a pozioni di dialogo speciali e a ricompense. Addici, ottieni l'accesso a opzioni di dialogo speciali per il collettivo. Ratto di Nerona, hai vissuto nei bassi poniani, ottieni accesso a opzioni di dialogo speciali e ricompense migliori per alcune missioni su Unione. Le taglie sui crimini e altre funzioni aumentano notevolmente. Questa mi piace, però volevo togliere
Eroe veterano. Ok. Ricercato, qualcuno ha messo una taglia sulla tua testa. No, spaziale, il tuo corpo si è abituato bene allo spazio, salute e ossigeno aumentano quando sei tra le stelle, ma diminuiscono sulla superficie. Bene, se prende finalmente il gravisalto ti fornisce un aumento temporaneo di salute e ossigeno, che però calano se non si effettuano salti regolari. No, terraferma. Hai sempre avuto una versione per lo spazio? Salute e ossigeno aumentano quando sei sulla Terra, ma diminuiscono nello spazio. Facciamo questo? Io direi di farci questo. Eccoci qua. Non binario, lui. Confermiamo. Forgot about your hunting background. Not much use here on this damn rock, that's for sure. Well, you got the sample. Client's on his way, then we all get paid. You remember anything that happened? Easy there, high flyer. Probably just the endorphins kicking in when you passed out. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh. Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Ah, si può passare anche in prima e in terza persona. Ma, bella cosa questa, eh. Preferisco in prima persona, sinceramente. A constellation contact is on approach. Wait, the explorers group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Non... Sì, non vorrei fare un dramma, ma si sono fottuti Si sono fottuti la torcia. Caschi. Allora, c'è nuovi oggetti. Penso che facciano parte no, di quello che abbiamo già preso. Vabbè. Abbiamo detto caschi. Che caschi? Seleziona il casco. Sono fottuti la torcia. Io c'avevo una torcia. Ah, ok. Un po' Fallout per l'apertura del world. Ma io sto sempre per forza con quest'arma in mano così. A bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here.
A new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazan. And no, Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I'd lost them. Barrett? Prendi un'arma. Adesso la cambiamo l'arma. Allora, un momento, dovrei poterla cambiare da qua? Ok, però non penso che devo fare sta parte ogni volta, no? Ok. Madonna, che pistoletta che abbiamo. Certo, ci vuole un'arma pure un po' più forte, eh. C'è un piede da qua. Occhio. Aspetta che sto per... E c'ho la pistola con tre proiettili dentro. Allora prendi... Vabbè, prendi un po' di roba, vediamo, dai. Mi sembra forte, eh? Aspetta. Ascia? Questo è morto, sta morendo. Questo non c'ha speranza, eh? You saw it, the visions. You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Nothing wrong with honest work, although yes, see your point. Oh no, Barrett, no. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Nella mira non avete bisogno di... No. Just go. Before I say something I regret. Well, none of that's settled. Vasco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take Vasco. This. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Ma che?
C'è capito? Questo ci regala pure l'orologio. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now, questions? Perché vuoi che vada io e tu mi stai dando la tua nave? Tu chi sei? Cos'è? Technically, it's not even mine. Consider it a loan. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer with your help. Perché l'ha fatto rimanere stare seguendo? They're just following the loop, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Vabbè, risposta abbastanza. Hey, Vasco! Don't let him break my ship! Ok, oh, bella pure la. La bussola. L'unica cosa che non ho capito è come si cambiano. Ecco, così piglio l'arma. Just up the ramp, Captain. I'll be in the external robotics bay. It appears you are the new captain. Protocol Indigo is in effect. Scusami, Vasco, sto cercando di capire un po' di cose. Ok. Oh, qua carico. Ok. Perfetto. Qua metto dentro. Fila. Ok. Andiamo. Captain, I assume you know how to fly. Io mettere un attimo, no, ho sbagliato, scusa. Ah, c'ha tre punti di coso. Allora, metto primo livello. Allora, abilità. Ogni volta che sali di livello riceverai un punto di abilità. Ogni abilità sblocca una sfida, completa le sfide, spendi i punti abilità, l'abilità, vabbè, ok, naturalmente non posso fare niente. Partiamo. Shields ready. The rest is up to you. Alzati di stavo dicendo, qual è la differenza fra alzarsi e decollare? Sistema. Usa per assegnare energia al sistema. Puoi saltare tutto. No, non ho assolutamente nessun tipo di. Ah, quindi. Ok. Non sono molto pratico di questa cosa, vi dico la verità. Mai stato pratico per qualsiasi tipo di gioco. Pilot, are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. Ah, c'è un problema perché. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull. Once shields are offline. Lanciato il missile. Prenati per aprire. Congratulations on surviving your first starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains.
Ah, premi A vicino al reletto per saccheggiare. Cioè, mi devo schiantare contro. No. Non ho capito. Quale. Che cosa devo recuperare? Momento. Premessi. È questo, eh? Penso sia questo. Aspetta, Madonna, sta troppo forte. Che roba è? Ci stanno sparando. Certo non è. Ecco. Ok, una è andata. Vediamo se riesco a beccarla. Accedere al menu dati. Forse devo mettere la mappa? Cioè, posta la rotta? Viaggia. Ok. Io ci volevo andare per la galassia, non ci arrivavamo mai. A terra. Facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Ok, faccio sempre queste errore. La visuale della mappa stellare ti permette di ottenere informazioni su un pianeta, di scansionare, visualizzare le risorse e di scoprire i principali siti di atterraggio. Ruota il pianeta fin quando non visualizzi l'icona laboratorio di ricerca di Crate. Dopodiché seleziona l'icona per atterrare in quel punto. Ok. Paragoste? Non lo so. Sì, mi sa che di là. Pianeta è. Allora, un momento, voglio capire un attimo una cosa. Mi pare di avere preso un'ascia. Zaino. E invece sì, vedi, ascia ce l'abbiamo. E c'è pure questo. Come facciamo a fare il menu? Allora, ordina, lascia, perché non vorrei confronta con l'equipaggiamento. Cioè, per me ogni volta dobbiamo. Esamina, ordinano preferiti? Ok, allora. Sì, infatti. Scomparso sto bastardo, grande tossina, fibra. Non mi ha dato una mano, sei un bastardo. Comunque la cosa importante era. Ok, abbiamo anche l'arma. Io per adesso andrei anche di ascia, bella l'ascia, eh.
Guarda che botte, vediamo. Ok, sto iniziando un po' a capire, dai. È fantastico qua, comunque. Non si recupera una mazza. Ah, si scassa pure? Beh, quanto siamo intelligenti. Sto anche rompendo la scena inutilmente. Ok. Voglio capire se qua... Vediamo che non c'è niente, vai. Certo, ci presentiamo con un'ascia. Forse non è una grande idea questo. Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Tazza di caffè. Rover, vabbè. Lo prendo perché poi non vorrei che poi alla fine magari certe cose potrebbero essere utili. Bombe, questo secondo me ci curiamo con queste. C'è tutto? No. Allora, scansiona creature, minerali e piante. Ogni elemento scansato per una volta contribuisce a far proprio i tuoi dati di elemento planetario. Quindi, completi ti possono essere venuti in cambio di crediti. La metà scanner inoltre dà accesso a svariate funzionalità come la costruzione di avamposti e la possibilità di usare abilità sociali come la diplomazia e l'intimidazione. Sento delle voci? Vermi? Ah, possiamo pure mangiare. Ok, allora aspetta un attimo che ho visto i pirati. Allora, io penso... Beh. Erano tre, io sbaglio? La salute è bassa, usa medikit. Ma fammi capire, ma l'amico nostro spara soltanto quando spariamo noi. Che c'ha questo? Ascia di soccorso. Vasco, ma che... L'ho usato già il medikit? Basta, quante volte lo usa sto medikit? Non c'è niente. Vabbè, scansioniamo fuori, eh. Certo, ci potrebbe essere qualcosa qua, eh. Che facciamo col computer? Nuovo inizio, nuovo esemplare, esperimenti, candidata. Allora. Sì, sì, si divertono, ma li andiamo a sparare. Tranquilli. Ok. Cassaforte. La prima serratura devi riempire tutti gli slot, non il livello. Seleziona una chiave e falla ruotare finché non è allineata. L'apertura di livello di sicurezza. Dopodiché inserisci per sbloccare la serratura. Ogni chiave può essere usata una volta sola. Via. Ok.
manco questa. Sì, è questa. Ok. Vediamo un po' se è questa. Se metto questa... no, non va bene questa. Dovrebbe andare bene questa, e poi questa e questa, secondo me. Ok. Crediti di Kraken. Ok, allora aspetta un attimo. Sbagliato. Segniamo nell'inventario. Questa sembra proprio bella, eh. Munizioni, cadenza. Magari. Ce la proviamo. Vediamo com'è. Allora, cerchiamo di stare molto attenti. Il nostro amico cartelletta. Base frullatore. Piala. Abbiamo 5 le piale, va. Vediamo un po', sa quanta roba. Aspetta, ancora che c'è. Che roba deve stare? Fucile! Semina. Cioè. Beh, ma io penso che ad un certo punto non potrò portare più una mazza, eh. Mi sto portando un sacco di roba, se. Però tra un po' secondo me dovrò mollare un po' di roba, eh. È sicuramente molto stabile. I am not picking up the enemy on my scanner. Ah, non rileva più nemici. C'è qualcosa che vogliamo scansionare, no? Azza, meno male che non vedevo più nemici. I believe the enemy is nearby. Close range. Pasqua, non ti offendere, ma sei un cretino, eh. Ho fatto saltare tutto, eh. Credo che ci sia ancora qualcuno, eh. Tutti? Ma non è possibile. It seems the enemy has vanished. Fondatore. Comunque abbiamo un sacco di roba. Vabbè, poi vediamo, dai, che cosa a mettere e posizionare. Questo. Ok. Coca-Cola. Qui. Vasco, Vasco. Ma dove sta? Ha parlato, ma... Bellissima sta cosa. Cioè questo non c'era... Ah, c'ha pure lui. Ah, c'aveva il whisky, perciò non se ne è accorto di noi.
Andiamo, Vasco, andiamo. Lo trovo anche abbastanza piacevole per sparare, Listen up. We got someone trying to jump our school. Hold them off here while Brogan sets up on the roof. Ce ne sono altri, No one's getting through. Vai Vasco, vai. You are trying to kill me, but I am not technically alive. È scappato qua dentro, sono sicuro. Vasco, vai. Io gli do il pennarello, vai. Ma l'hai ammazzato, sì. Ma che cazzo, Vasco. Datemi uno più forte, questo si perde, si dinga. Fazzoletto, cioè questo non lo finisce, non sa la base del... Ah, sì, è scansionato, no. E a base. Uscito, ce lo prendiamo, magari dopo scartiamo. Mi fa ridere il fatto che pensate che lui abbia detto all'inizio che non c'erano più nemici. Ne abbiamo trovati tipo altri 5-6, cioè io non lo so. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some itchy picks. This for dog. Ma che è scarrafone? No, è un topo. Nutriente. Forse l'avrei dovuto anche scansionare, ecco. Trasferisci. Cioè che ho fatto? L'ho mangiato? No. Ah, ho trasferito qualcosa. Boh. Allora, vediamo se riusciamo ad aprire la cassaforte. Allora, apri la cassaforte. E come quell'altra. Sì, una è così e l'altra così. Così, perfetto. I tre vicini sono questi. Aspetta un attimo. No. Allora, momento, no. Ma mi gioco tutto, Attenzione che ci giochiamo tutto. Sono uguali là, No. Grande. Ok. Ante. Prende la presentazione. Migliora la resistenza alla tolleranza del colore. È un medico. Ok. Ah, devo salire qua. Cioè, tu niente qua, aspetta un attimo, mi sta volando l'impossibile. A new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands?
We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now, that means we're after you. Ok, attenzione. Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Persuadi. Attacca. E ora di venire se non possiamo attacca. Open fire! Protocol Indigo dictates that I am to return attacca to tu, attacca the watch with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet. Allora, vediamo di fregarci. Ma che cazzo? È andato, è andato. Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere. Con questa faccio più danno, eh. Aspetta, aspetta, aspetta. No, non mi piace come gli faccio danno, gli faccio più danno con questa. Ma che fai? Vasco, ti metti davanti, ma sei cretino. Che fa questo? Dove va questo? Scusa. Che cosa di armi c'ha? Ma che ti nascondi qua dentro? Stanno attaccando, non so dove. Allora, aspetta un attimo che non ho capito dove cavolo. Aspetta, stanno troppo lontani. Aspetta un attimo. Devo dire un attimo se questo c'ha qualcosa per noi. Aspetta. Qua se non mi riesco a beccare la roba di questo. Vasco, pensaci un attimo tu, devo andare a vedere questo che c'ha qua dentro. Aggiungi un indicatore di produttività, no. Spende ancora 3 punti, non è. Aumenta la capacità di carico totale di 10 kg. Ok. RB per aprire lo scanner. Ok, cerca di cura la tua nave e per mia dove averla selezionata. Ok, facciamo prima così. Captain, we should now be free to travel to the Crimson Fleet. Missioni. Nave, missione. Phoenix va impostata automaticamente una rotta verso il prossimo obiettivo. Ok. Pensa che devo andare qua? No. A terra. Faccio questo. Ok. And he's
your new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Mille crediti devi riparare. Vabbè, eh. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Ah. I would try the viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Vabbè, ce ne andiamo, eh. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Comunque ci stanno un sacco di missioni nel mondo aperto. Probabilmente per adesso un'impressione fantastica. Personalmente vi dico la verità, il gioco non sembra neanche poi tanto tanto pesante su PC. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the mass. Si è accorto di CO2, ulteriore sforzo se non accumulo di CO2. Ah! Ma si recupera però? Penso di sì. Spero di sì. Dai Vasco, vieni. The water is quite aesthetically pleasing. Or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Allora, fammi capire, sta al 21%, a temperatura 21 gradi, che avete 91. Non credo che si recuperi, eh. We are the lodge. Mi trovo a trovare una nuova. If you hold up the watch that Barrett gave you, I have messaged the other members of Constellation. They will... Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, expect us to believe in fairy tales. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noelle, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here?
So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Un po' troppo. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Oh, grande, uno zaino importante. Pur veramente lo sport. Dico che partire nuova missione. I am at your service, Captain. Parla con Sala. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me è un giocone. Avremmo giocato, penso, un'oretta più o meno, ma è un giocone fantastico. Ci vediamo al prossimo video.